Lo avete trovato in tante classifiche di fine anno, in quelle appunto uscite soprattutto come dire, dai giornali più seri, soprattutto anche all'estero, ho notato, e non nella mia di classifica, ma questo fa poco testo, e lo troverete candidato ai Golden Globe, forse lo vincerà. Insomma, è uno dei film internazionali più premiati e amati di quest'anno. Sto parlando di I.O., che è il nuovo film di Jerzy Skolimowski, e ve ne parlo in questo nuovo video. Innanzitutto, benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi di questo canale, iscrivetevi, attivate la campanella, così siete sempre aggiornati. Se invece non lo cioè, se siete già iscritti al canale, abbonatevi. Potrebbe essere un'idea per arricchirlo e per come dire, per renderlo sempre migliore, oppure supportate il mio lavoro attraverso la piattaforma Buy Me a Coffee offrendomi un caffè, facendo una donazioncina piccola piccola. Detto questo, parliamo di I.O. I.O., perché questo titolo? Perché è il verso non è ispirato a Winnie the Pooh e al suo amichetto asino, ma è ispirato proprio al verso dell'asinello, I.O., appunto. Scritto E.O., vabbè, ma insomma, potrebbe essere la casa editrice, ma lasciamo perdere tutte queste cose. Il film è appunto, Jerzy Skolimowski è un grande regista polacco che a più di 80 anni continua non solo a lavorare, a fare film, e meno male, ma soprattutto a inventare, a sperimentare, a osare, se non sperimenta quantomeno osa. E molti registi, come dire, scelgono una via, non dico conservatrice, ma tendono, soprattutto con l'età, a lavorare di sottrazione, no? A togliere elementi dal proprio discorso, tutto quello che sembra di troppo, e quindi avere una forma sempre più rarefatta, sempre più essiccata, sempre più radicale in un certo senso. Come se appunto con l'età si fosse raggiunta una maturità, anche qui classicista, per cui arrivare al punto e farlo con il minor, come dire, con il minor numero di mezzi estetici ed espressivi possibile. E invece Skolimowski continua a ragionare su una certa idea barocca di cinema e di immagine, anche in modo barocco di dire le proprie cose, anche ridondante. Uno dei suoi film precedenti, 11 minuti, che era in concorso a Venezia, fa proprio questo, cioè come dire, quello che vuole dire è abbastanza semplice, eppure mette dentro tutta una costruzione estetica, stilistica e narrativa molto ricca, molto complessa per arrivare poi al cuore del discorso. Ed è una cosa che si ritrova anche in I.O., in maniera secondo me più riuscita che nel film precedente, che in 11 minuti, ma poi ognuno questo fa le sue valutazioni. I.O. è semplicemente la vicenda di un asinello, appunto, che da un circo in cui si esibisce, scappa e si trova a vivere una serie di avventure in giro per l'Europa. Il punto di partenza, insomma, se siete abbastanza cinefili, appassionati di storia del cinema, l'avrete capito, è O Hazard Baltasar, il film di Robert Bresson, che racconta appunto le vicende di un asinello che passa di mano in mano, di proprietario in proprietario, e che in qualche modo fa da punto di osservazione sul mondo. E che mondo è quello che osserva Baltasar? È un mondo gretto, è un mondo avido, è un mondo senza spirito e forse senza speranza. Anzi, sicuramente senza speranza. E invece, e che mondo è quello che osserva I.O. 50 anni dopo Baltasar? Ovviamente anche qui no, è un mondo senza speranza, un mondo gretto, un mondo avido, però c'è un però. Una differenza sostanziale è che Baltasar non viene raccontato come esse, come personaggio, viene raccontato come un animale, è estremamente espressivo, muove l'emozione dello spettatore, ma è un animale. E come tale viene ripreso e quindi è passivo, subisce in qualche modo ciò che gli accade. I.O., chiamiamolo così, l'asinello di Skolimowski non è passivo. E qui c'è un elemento interessante.
Il fatto che sia attivo, cioè che voglia ribellarsi, che voglia scappare, che abbia una propria natura intellettuale ed emotiva, rende io qualcosa di differente da Baltasar. Baltasar è il film, è un racconto morale che usa l'asinello come prisma per raccontare un'umanità. Non è per niente un racconto morale, tra virgolette, cioè non è un morality play, no, per restare nel passato, è una fiaba. Io, l'asinello di Skolimowski, è il personaggio, il protagonista di una fiaba. E quindi proprio come le fiabe, anzi una favola, in senso classico, cioè c'è un animale protagonista che in qualche modo vive, parla, agisce come un essere umano, pur non è che parli qui, però insomma, fa delle cose da umano, è attivo, è un personaggio. E non è un prisma dell'umanità, è un testimone dell'umanità. Già qui c'è una differenza. E soprattutto la differenza sta proprio in questo fatto, cioè nel fatto che c'è un'etica animalista che dà a Io uno spirito e lo porta a fare cose. Mentre in Bresson l'asinello è il filo che lega vari personaggi e che porta lo spettatore a interrogarsi su quei personaggi e sul mondo di quei personaggi, in Skolimowski invece lo sfondo è il mondo ed è il mondo che percorre l'asinello. Questo fa sì che lo stile sia molto differente, proprio perché uno è un film morale e l'altro è una favola. Anche la favola ha una sua morale ed è fatta per comunicare una morale, appunto. E la morale più o meno è simile, cioè gli esseri umani sono ancora gretti e avidi, sfruttano gli altri per avidità. Vogliono sfruttare l'asinello per tante cose, per il contrabbando, per il circo, per lo spettacolo. Quindi c'è un aggiornamento di temi simili, però poi, proprio perché c'è un'ottica animalista di fondo, perlomeno che è quella che permea questo cambio di ruolo e di senso che ha l'asinello, trova anche, come se ci sono degli spazi di speranza, trova anche delle persone disposte a dare speranza allo spettatore e dare speranza all'asinello. Ovviamente io non sto qui a dirvi il finale del racconto. Ovviamente è un film che proprio perché vuole raccontare una morale ha bisogno di un finale che spinga la morale in questo senso. Al posto del gregge di pecore in cui finisce Baltasar c'è una mandria di mucche e al posto di una morte normale, proprio per, come dire, per spiegare bene il senso animalista del film, c'è invece una macellazione, cioè segue un gruppo di mucche che va al macello. Ma detto questo, è un film che in qualche modo rilegge, ecco, omaggia rileggendo questa storia. E questa è la cosa più interessante, cioè questa attività, questo attivismo di Io è tradotto da Skolimowski in uno stile, che è uno stile opposto, no? Sembra quasi più una satira, in un certo senso, di Bresson, anzi, una parodia, in un certo senso, di Io, di Baltasar, non per mettere in ridicolo, ma per riflettere su, appunto, su come questo cambio di paradigma che fa rispetto all'asinello e rispetto a quello che l'asinello significa per lo spettatore e per il testo, Skolimowski lo fa proprio attraverso lo stile. Cioè, laddove Bresson, ed è la cosa che lo rende grandissimo, è un regista appunto estremamente rigoroso, quasi ascetico nelle inquadrature, rarefatto, molto preciso, molto stilizzato, e da queste inquadrature e da questi tempi così ieratici emerge l'emozione, la riflessione, lo spirito di tutti i suoi film. In tutti i suoi film, fino all'ultimo, fino all'Arjan. E come dire, questa ieraticità gli dona il suo ritmo, il suo passo preciso e il suo spirito,
Skolimowski fa tutt'altro, invece fa un film che, proprio perché è una fiaba, fa un film che invece è ricchissimo di invenzioni, di idee, di forme. È un film che appunto, dove è cartesiano, è, come dire, classico fino all'ascesi, classico in senso gregoriano, Bresson. Skolimowski ha voglia invece di continuare a mettersi in gioco, osare, eccedere, sbagliare. È un film che è pieno di sbagli in un certo senso, proprio perché è un film che è pieno di effetti, cioè non ha voglia di, non ha voglia di stimolare la riflessione, il pensiero, non ha voglia di far, di guidare lo spettatore in una riflessione, in un'interpretazione di ciò che vede. O quantomeno in una elaborazione emotiva e spirituale di ciò che vede. Lui vuole conquistare prima di tutto gli occhi di chi guarda. E quindi è un film pieno di trovate visive, eccessivo, ridondante, che si ripete, che si perde, che si sbava. Ci sono dei momenti che sono brutti, ma forse è in quel gioco di mettere in scena anche la bruttezza e l'orrore del mondo. Ci sono dei dialoghi. Vuol dire, quando arriva agli umani, le parti con gli umani sono molto meno belle rispetto al resto. Ma il resto poi, che comunque è di una forza formale, anche di un lavoro estetico notevole, mi mettono molti dubbi, mi lasciano molte perplessità. E quindi capisco perché poi in realtà una metà dei critici lo hanno preso con le pinze, con le molle, perché appunto un film ridondante, eccessivo, che vive molto del superfluo. Quindi è un film che mi fa ragionare, mi mette appunto nella condizione di avere tanti dubbi, tante perplessità, anche tante cose che so che non mi piacciono e che mi sembrano sbagliate proprio per il tipo di film che vorrebbe essere Skolimowski, che vorrebbe essere io e che vorrebbe fare Skolimowski. Ma dall'altra parte comunque mi interessano, mi intrigano. Mi affascinano, magari slegate dal contesto, come singoli pezzi a sé, però mi fanno poi provare una sorta di, comunque di ammirazione per un regista che a 80 anni, più di 80 anni, si prende tutte le libertà possibili e di quelle libertà ne fa ciò che vuole e ragiona come se non fosse un, chiamiamolo anche maestro, che ha, come dire, che ha padronanza della forma. Lui di quella padronanza non se ne fa niente, anzi lui vuole che le forme nuove gli sfuggano dalle mani. E gli sfuggono, cioè il precedente film era veramente un film tutto sbagliato, tutto pieno di incespichi proprio, cioè di ostacoli su cui lui casca di faccia. Però è vivo, non l'ho retto, l'ho detestato, però ci sento la vita dentro. Qui invece, oltre a sentirci la via dentro, mi sembra anche un film che ha dell'interesse, che capisco che possa essere rifiutato e che, come dire, di pancia rifiuto pure io. Poi però intellettualmente, criticamente mi sento di ammirare questa cosa, soprattutto nel momento in cui si capisce l'elemento della favola e l'utilizzo che fa della musica e quindi come tutto questo risulti dentro uno stile che può essere accettato anche nel suo essere barocco, ridondante e sfacciato. E l'utilizzo della musica come se fosse un poema sinfonico di tradizione, come dire, russa, slava, e allora capisci che questo film forse va letto in un'altra ottica, va preso sotto un altro verso, può essere compreso attraverso qualcos'altro che non sia semplicemente la messa in scena cinematografica. È un film su cui mi ha fatto interrogare, proprio perché mi ha fatto interrogare anche proprio per il modo in cui si rapporta a un'ispirazione di così alto livello, senza nessun tipo di remora, anzi andandogli quasi contro, anzi quasi sfidandola, quasi schiaffeggiandola. Ecco, questo mi ha fatto pensare che forse questo film valeva la pena di raccontarlo, di parlarvene in un video, che se vi è piaciuto mettete il mi piacione, il pollicione,
Se non vi è piaciuto, ditemi il perché. Ditemi comunque cosa ne pensate del film, se l'avete visto. È uscito pochissimo in sala, proprio in poche sale. Non so se dovesse vincere qualche premio, forse riesce. Ovviamente se lo trovate in giro dalle vostre parti andatevelo a vedere, altrimenti aspettate, insomma, le piattaforme per cui arriverà, insomma, quantomeno a noleggio. E quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo con i prossimi video, con le prossime live e con i prossimi podcast. Ciao a tutti!